Abbiamo una dismetria importante, la gamba destra è parecchio più corta della sinistra. Sullo sterno credo questo da qui, ecco, è molto sensibile lui. Ci sono tecniche di kinesiologia applicata. Ok, quando mettiamo tensione sulla dura madre, tu vai in tilt. Sto approssimando i fusi muscolari del temporalis. Devo anche fare una tecnica fasciale sul buccinatore, che questo muscolo ci deve fare così. Gonfia le guance. L'osso sacro è proprio completamente andato. Tu mi ricordo che non sei facilissimo da aggiustare. Allora, Matteo l'ho visitato martedì, oggi è giovedì, quindi 2 giorni fa, e lui ha dei fortissimi problemi con il collo in seguito a un incidente che fece tanti anni fa in retromarcia ed ebbe un colpo di frusta. Poi ho riscontrato anche dei problemi a livello occlusale, quindi con l'articolazione temporomandibolare, che gli stanno dando ripercussioni posturali. Pertanto vi faccio vedere oggi alcuni parametri per il quale, insomma, lo tratterò. Girato di schiena. Ok, braccia fuori dalle tasche, mettiti dritto, ecco così, bravissimo. Allora, a livello posturale ti trovo molto meglio di martedì, nel senso sei più dritto. È solo ruotato un po' il bacino, ma spalle e bacino sono allineati, questo è ruotato. Fastidio qua? Qua di meno. Sì. Se salgo su a metà, dovrebbe essere qua? Sì, poco. Qua di meno, vero? Qua niente. Qua? No. Qua? No. Perfetto. Allora, vieni per favore seduto. Fastidi mentre ti muovo? No, leggerissimo. Dove? Rifaccio. Qui no. Ok, prestate attenzione a come, quando io gli muovo la testa, ecco, qui è il suo raggio di movimento della testa, appena muovo di più inizia a muovere il busto, ok? Stesso discorso di qua, questo è un po' migliore, però arrivato qua inizia a muovere il busto e ha un po' di fastidio, vero? Ce l'ho qui. Esatto. Ok. Vieni a pancia in aria. Sono caduti 50 centesimi, te li poggio sul tavolo. Allora, vediamo un po' di cose. Morbido, togli le mani da lì per favore. Bravissimo. Ok, qui va bene. Morbido. Perfetto. Ah, qui abbiamo una dismetria importante. La gamba destra è parecchio più corta della sinistra. Ok? Se le metto morbido, tu non mi aiutare, se le metto insieme si nota come questa gamba sia parecchio più corta di questa. Ok, adesso vado a ricontrollare il lavoro che ho fatto martedì, quindi porta il mento verso il petto e spingi sulla testa contro di me, meglio, gira di qua, spingi l'orecchio verso il petto, ok, no, morbido, così, vai, ok, gira di qua, vai, ok. E qui ci siamo, adesso andiamo a metti una mano qui sul collo, stesso testa, ok, gira di qua e la mano la sposti qua così, spingi su, con la mano lì perde la forza, significa ancora ci sono dei recettori sul muscolo che non stanno lavorando bene, testa di qua, l'altra mano la metti qua, spingi la testa in su, qui va bene. Perfetto, testa giù. Devo lavorare ancora sullo sterno, credo, mastoideo qui, ecco, è molto sensibile lui. Prima di proseguire, se vi stanno piacendo i contenuti che pubblico, vi invito ad iscrivervi al canale per non perdervi neanche uno dei prossimi video, a lasciarmi un like per supportare il canale e farmi sapere cosa pensate di tutti i video nei commenti. Quindi... delle tecniche particolari di kinesiologia che mi fanno decidere di separare le fibre dei fusi piuttosto che approssimarle. Invece quando andiamo su tendini di Golgi, sulla parte del tendine, gli organi di Golgi, devo approssimare per riattivare il muscolo.
Lo so, qui fa parecchio male. Ok, gira la testa di qua, rimetti la mano qua. Adesso alza l'orecchio, spingi su. Senti la differenza? Molto, sì. Ok, perfetto, andiamo giù. Adesso per questo ti dovrò chiedere di abbassare la mascherina perché devo controllare dei punti sul viso. Tanto chi entra qui dentro è tamponato, e viene controllato il Green Pass, vengono rispettate tutte le misure. Adesso, gomito teso, spingi in dentro. Ok. Spingi in dentro. Ok. Spingi. Ok. Spingi. Occhio chiuso. Spingi. Teso. Spingi. Sì, perdi la forza qui. Vediamo se lo faccio anche di là. Spingi. No, solo a destra. Spingi. Perde completamente. Spingi. Spingi. Aspetta, devi farmi fare questo. Spingi. No, qui va bene. Spingi. Spingi. Ok, controllo gli stessi punti dall'altra parte. Spingi. Va bene. Spingi. Spingi. Ce ne abbiamo un altro. Quindi stomaco e vescica, se non sbaglio. Spingi. 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 No, va bene. Ok. Devo fare dei tap per trattare. Queste sono tecniche di kinesiologia applicata. Ok. Lo faccio di qua. Ok. Adesso li ristimoliamo per testarli. Spingi. Vedi come recuperi la forza? Lo senti anche tu, no? Non lo vedo solo io. Spingi. Ok. Perfetto, adesso dammi tutte e due le mani. Spingi uno contro l'altro. Piega le gambe. Piedi sul lettino. Spingi in dentro. Ok, testa su. Spingi in dentro. Spingi in dentro. Ok, quando mettiamo tensione sulla dura madre, tu vai in tilt. Okay. Vieni giù. Già va meglio, ma ancora non è completo. Mani qui su da me. Su da me. No, ci siamo. Sono pari. Ginocchio teso. Spingi su. Ok. Stringi i denti. Spingi su. Spalanca la bocca. Spingi su. Ok. Forse la scampi stavolta. Tre dita di questa. Anzi, mettine quattro. Qui e lo stesso dall'altra parte qua. Okay. Perfetto, molto preciso. Adesso con la bocca chiusa ma i denti che non si toccano, dai tre colpi e tieni lì il contatto, vai. Spingi su, va benissimo. Adesso spalanca la bocca, tieni le mani sempre là, spingi su. Ok, stringi i denti, spingi su. Ok, quando stringi abbiamo un problemino perché senti che attivi meno. Mm-hmm. Adesso mastica. Spingi su. No, quando mastichi va bene. Solo. Sì, vuoi che usiamo un altro muscolo? No, è un attimo che sei. La difficoltà. Quando lo attivi bene. Un po' più giù, un po' più giù. Ok. Perfetto. Adesso lateralizza un po'. Spingi su. Qui va bene. Porta la mandibola avanti in protrusione. Spingi su. Ok, portala in retrusione. Adesso spingi su. Anche qua un pochino perdi, eh? Ok, adesso facciamo così, togli le mani. Spingi in basso e in diagonale. Dritto, vai. Ok, perfetto. Metti solo la mano destra piatta qui.
allo stesso punto di prima. Bravissimo. Spingi fuori. Ok, questo va bene. Perfetto. Possiamo togliere. Adesso piega questa gamba. Metti la mano piatta qua, la mano sinistra, sull'articolazione. Un po' più giù, poco poco. Ecco qui. Normale qua. E questa gamba... No. Questa. Puoi anche metterla giù questa. Spingi sulla gamba qua. No, dritto il ginocchio. Spingi. Ok, sostituisci le mani. Togli questa. Spingi su. Ok, perfetto. Puoi togliere. Adesso, per fortuna non la puoi rimettere sulla mascherina. È tutto un lavoro extra orale quello che devo fare, perché i muscoli che ci aiutano a chiudere e a serrare i denti si trovano tutti qui sul cranio e il massetere. Quindi c'è una sequenza ben precisa che devo rispettare. In questo caso devo approssimare le fibre piuttosto che separarle. Ok, lo so che è fastidioso. Ok, stesso lavoro sull'altro lato. Quindi io comincio. Sto approssimando i fusi muscolari del temporalis. Vengo qua. Stringi i denti, lascia andare. Ecco, ho trovato il muscolo. Ok, e adesso devo anche fare una tecnica fasciale sul buccinatore, che questo muscolo ci fa fare così. Quindi gonfia le guance, ancora, l'ultimo. Ok, perfetto. Adesso rimetti le mani dove erano. Bravissimo. Stringi forte i denti, spingi su qua. Vedi come attivi, adesso senti la differenza. Porta la mandibola indietro come prima, spingi su. Ok, abbiamo ripreso anche la retrusione, perché di solito la retrusione si tratta lavorando solamente le fibre posteriori del temporalis. Adesso vieni a pancia sotto. Benissimo. Qui c'è un blocco. Qui anche. L'osso sacro è proprio completamente andato. Calcia su. Ah, non devi alzare la coscia, ok? Calcia su. Ok, qua, calcia su. Calcia. Va benissimo. Metti le mani in preghiera sull'osso sacro. Calcia su, calcia su, ok. Calcia su, calcia su, questa sopra questa, ok. Calcia su, calcia, no, va bene. Calcia, eccola qua, calcia, l'abbiamo trovata la disfunzione, è a sinistra. Ok, sembrerebbe essere un bacino anteriore superiore. Sdraiato sul fianco destro, per favore. Che ha anche più senso perché è nella parte controlaterale della disfunzione della bocca. Piega, vieni più avanti col sedere. Ok, adesso il bacino è ruotato così. Aspetta, abbasso un pochino. Ok, il bacino è ruotato così. Io devo prendere qua e portare indietro. Ok, un po' più avanti. Ecco fatto. Testa che guarda su. Ok,
Tu mi ricordo che non sei facilissimo da aggiustare. È già andato. Ok. Morbido, qui il bottino fa un po' così. Tornami a pancia sotto. Mano sinistra qua. Mano destra sopra. Mettiti dritto. Ok. Calcia su. La senti la differenza? Ok. Giù. Adesso faccio un po' di adjustment. Lascia. Lascia morbido. Male? Non lo so. Non l'ho capito, però sembra di no. Ok. Non lo so, è una risposta abbastanza insolita da ricevere, però. Più il panico dell'altro. Mi sa pure a me. Morbido. Lascia rilassato. Ok. Ti sei arrigidito un po', eh? Fammi un bel respirone. Fuori. Qui sei andato proprio con un pacchetto di patatine. Eccola. Stai scrocchiando parecchio e non si sente. Lo senti tu, lo senti. Non è per i crack che lo faccio, ma diciamo che è un bel appagamento morbido. Ok. Scusami. Ok, le gambe sono pari. Vieni a pancia in aria. Di tensione qui, faccio delicato, ok? Lascia, eccolo lì. Ok, purtroppo anche uno dall'altra parte. Lascia. A posto? Sì. Ok. Tieniti al lettino. Ok. Ok. A posto. Lascia. Posto mano sul collo. Questa. Così. Alza un po' il gomito. Rilassato. Alza un po' il gomito. Ok, sta rilassato adesso. Eccola là, la spalla. Puoi togliere la mano. Ok. Vedi. Mano sul collo. Lascia, 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 lascia. L'importante è che tu stia rilassato, ok? Ok. Ok, le gambe sono tornate pari. Perfetto. Vieni seduto. Ti aiuto. Ok, fatto da solo. Alzati un attimo. Ok, torna seduto. Appoggiati a me, ecco. È cambiato? Lo sento più morbido, qui sentivo più una resistenza. Ok. Girando di qua sentivo una resistenza in questo punto, invece così è più, lo sento più elastico. Perfetto. Sei a posto, Matteo? Ci rivediamo tra 2 settimane. Ci vuoi andare a prendere un appuntamento? Certo, infatti lo vado a prendere.